in una scuola di dottorato in formazione della persona nel mercato del lavoro, professor Della Ringa, candidato PD, mercato del lavoro e relazioni industriali. Qual è la proposta del Partito Democratico nel momento in cui le relazioni industriali sono un punto snodale per il rilancio dell'economia nazionale? Per quanto riguarda le relazioni industriali, certamente il decentramento della contrattazione, favorire il legame tra salari comunitari e locali va bene, bisogna però risolvere il problema della rappresentatività, che le parti sociali hanno chiamato, devono chiudere il discorso, fare un accordo, e solo quando avranno fatto un accordo questo sarà recepito in una legge. Per i giovani si punta soprattutto a favorire le assunzioni di giovani e donne e soprattutto a tempo indeterminato, per cui appena ci saranno le risorse, bisogna verificare se ci sono, c'è una responsabilità da esercitare nei confronti dell'Europa, perché dobbiamo tenere fede agli impegni, se ci sono le risorse si riduce il cuneo fiscale soprattutto per i lavoratori a tempo indeterminato. Per quanto riguarda la legge Fornero, sui punti principali dell'articolo 18 vorremmo vedere se le cose funzionano, le aspettiamo. Se ci sono alcune cose da rivedere sulle partite IVA, l'apprendistato, per evitare che ci sia una decurtazione dei posti di lavoro in una fase così difficile, queste potranno essere fatte, ma senza rimettere in discussione il piano fondamentale della legge. Grazie.